Allora, ciao a tutti, Eccoci. grandi seguaci, grandi, siete 101, oggi sono 101 seguaci di Stiballa iscritti, quindi buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti. Stasera parleremo dei 10 dischi rock and roll, diciamo con visione un po' più ampia, rock and roll e non solo, degli anni 90. Allora, partiamo accanto a me in alto, vedo il Pedro che ormai è il mio... La mia spalla in ogni occasione, video e non solo. Sotto c'è Armando, Armando che è un grafico, è di tutto di più, ha lavorato in gruppi stratosferici, fa un paio di nomi, tipo Ramones, roba del genere. No, magari, no, 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 scherzo. no, posso, allora, no, ho Dai, lavorato dai. tanto con gruppi locali, di Maggio Connection, Astrophonics principalmente, e poi Sì. con gruppi nuovi che consiglio, nuovi, i Guantanamos, Contessa and the Squires, che sono sempre locali, e poi anche con band americane, Ho Grease visto Traps, che Meteors, ho visto. Io parlavo solo dei dischi, certo, poi poster, ho fatto poster per praticamente ogni band che è passata dal Sonar e Lago Verde. Sonar di Colle Valdelsa e Lago Il Verde di miglior Vanzi grafico. Venturini. E Ok, poi ma ho lavorato anche con questo signore che è qua alla mia, no, dall'altra parte, con vabbè. Dino per le serate dello Shakeround che mancano da 2 anni. Davvero. E mi mancano da 2 anni. Ecco. Ok, abbiamo il DJ, colui che ci guiderà nella serata e che, insomma, lascia Buonasera fare, a come direbbe tutti. qualcuno, tanta roba. Ho questo arduo conto di stasera, vi devo raccontare questi 10 dischi, ma come si diceva prima, magari se fra una settimana, amore, se fra una settimana sono a riscegliere altri 10 dischi, magari ne riscelgo altri 10, capito? Quindi No, ma va bene così, non ti preoccupare. Guarda, non c'è ho già fatto. il primo messaggio. Ciao Vai, vai, Nico, quindi grande Nico. lei, grande. È un Va ragazzo di bene, ragazzi. Crema, Io grandissimo. direi cominciare, poi vabbè, vediamo un po' come va la serata e in base a questo decideremo se farne altre di serate, magari parlando degli anni successivi o degli anni prima, come 89. 80-90, come suggeriva il Pedro in prima sede. Comunque, Dino, dai, io Si parte? partirei e si Siete parte. pronti? Siete caldi? Vai, Mettetevi a vai. sedere, mettetevi comodi. Allora, io Caldi no, perché partirei. ho. Vai. Partirei con questo disco qua che è Destroy Your Boy, The New Bomb Thugs. No, è l'unico che ho, guarda. L'uno che c'hai? No, è Eccolo qua. l'unico. Non si vede un Questo cazzo. esce nel 1992 per la Crypt Records. Loro vengono da Columbus, Ohio, band guidata da Eric Davidson, e sono dediti a questo garage punk rock devastante che dietro di sé hanno lasciato una serie di proseliti incredibili, perché dopo questo disco tanti gruppi si sono avvicinati un po' alle loro sonorità, diciamo. Album registrato in 2 giorni, impresa diretta, la produzione è quella che era quello che hanno voluto loro per incarnare il vero spirito di un album rock and roll, tra virgolette, come tutti i 10 di cui parlerò stasera. Ed esce per la Crypt Record, mitica, Gene storica Warren. etichetta, che penso conoscete un po' tutti, fondata da Tim Warren nel 1983, pensate, addirittura, E di che lui è quando è questo americano, poi si disco? trasferisce ad Amburgo, che è la sede principale poi della Crypt Records, e c'è anche un'altra sede a Parigi, ma quella principale europea è quella di Amburgo. E lui esordisce a produrre le compilation Garage Punk della Back from the Grave. E da lì, insomma, praticamente comincia a pubblicare tutto quello che è sottogenere dal garage al punk rock, che esce poi dagli anni 90 in poi. Insomma, tante compilation anche dei gruppi del passato, come dicevo, di Garage, Punk e compagnia bella. Insomma, Che è conoscete partito. tutti i New Wave Tars dal vivo, l'abbiamo visti, penso tutti e quattro l'abbiamo visto i New Wave Tars dal vivo. Probabilmente si è visto tutti insieme lo stesso concerto. Sì, quello a No, Bologna, al Testa Vuote, Ossa Rotte, lì mi sì, ricordo. è quello lì.
No, io Sì, l'ho dove io ho fatto visti più l'intervista. modestamente in Lombardia. Sì, dove sei, Steve? Avevi fatto l'intervista, ci sarà anche io, Emiliano De Cherosene. Dove gli chiesi se... Che gli, no, quella, la domanda dell'assorbente rimase un po' interdetto, Eric Dale. Comunque è un disco secondo me che tutti dovrebbero avere a casa, gli amanti del genere dovrebbero avercelo tutti questo a casa perché è una pietra miliare, cioè veramente secondo me. Destroy Your Boy, ci sono dei pezzi che sono diventati ormai un inno. E loro, nonostante non sono più insieme ufficialmente, ogni tanto risuonano, insomma, perché Eric adesso non sta più a Columbus, in Ohio, ma sta a New York. E si ritrovano attualmente per fare qualche tournée, insomma. Poi lui ha fatto altre cose, insomma, vabbè, però il loro progetto principale era quello, New Bound Taxi. Se volete dire qualcosa. Armando, dimmi. dal punto di vista grafico mi pare una bomba sto disco. Assolutamente. Allora, intanto la Crypt aveva stabilito un suo marchio di fabbrica. Se tu guardi, se voi guardate tutti i dischi della Crypt Records, avevano sostanzialmente lo stesso impianto grafico. Soprattutto, ovviamente non sulle copertine, ma soprattutto sul retro, no? I Dopo caratteri, eh? guarderemo. Esatto, il font che si chiama Adlib, e vi do una grande notizia, è anche scaricabile gratuitamente, ma non solo il font, anche come è impostato, guarda dove sono messi i titoli, la title track, piuttosto che anche le foto della band. Dopo guarderemo anche altre band della Crypt e hanno sostanzialmente tutto lo stesso impianto. Mentre invece per quello che riguarda la copertina è opera di tale Arturo De Leon, che io però non ho trovato da alcune parti. Su internet non ci sono praticamente informazioni. Come vedete, Neanche Destroy. altri Come scusa? Ho disegni, neanche altre grafiche trovato. trovato un Arturo De Leon su Instagram e c'erano foto di un tamarro che girava sulle spiagge con le macchinone, per cui penso non sia lui. Penso non, anche perché era tipo Porto Rico, una roba del genere. Quindi no, non ho trovato nulla, però la copertina, come ha detto Dino, il disco ha fatto epoca e ha venduto tantissimo, strano per un'etichetta sostanzialmente piccola come la Crypt, la copertina riprende il titolo, c'è cioè un ragazzo che si autodistrugge con varie topiche dell'epoca, che possono essere la birra qua, birra Newborn Tarks, le chitarre, un pagliaccio, canne, cannette, il poliziotto visto come Pig, mitico residuato degli hippie che lo chiamavano così, e quant'altro, insomma, poi coltellini svizzeri e casini del genere. Copertina che comunque ha fatto il suo, perché quel rosso con quel giallo, io quando ho comprato il disco, avevo letto sulle varie riviste dell'epoca, la trovai subito, immediatamente, perché era riconoscibile al volo. E all'epoca io la Crypt la conoscevo solo e soltanto per quello che riguarda Back from the Grave. Comunque io venendo dalle sonorità un po' più morbide, diciamo, quando uscì quello, cioè per me fu veramente un cazzotto nello stomaco, cioè veramente. A me me lo consigliarono i ragazzi che ai tempi lavoravano a Rock Bottom, adesso non ci lavorano più, che era appena aperto Via degli Alfani, la parte nuova, non quello dove è adesso, ovviamente, e ci lavorava questi due ragazzi che conoscevano i gusti mia ed Emiliano di Kerosene. Tutte le volte se andava lì ci dicevano: oh, guarda, è uscito questo, ci misero su quello, e noi si rimase: sì, Madonna, ma che è sta roba qua? Sta qui. E da lì è nato l'amore sfegatato per i Newborn Tax. Diciamo che è Sì, stato un po' un apripista anche infatti, l'ho detto prima, ha fatto un sacco di assolutamente proseliti perché veramente la gente dopo si avvicina, altri gruppi si sono avvicinati a quelle sonorità lì, ovviamente. Cioè, sì. vorrei ricordare anche i Gaunt, i loro compaesani, sempre di Columbus, Ohio. Infatti la prima uscita di entrambi è uno split 45 giri di tutte e due. Gaunt e Newborn Tarks avevano fatto lo split insieme 45 giri. Pedro. Altro gruppo fantastico, altro gruppo meraviglioso. Hanno fatto questo disco che è stato ristampato dalla Crypt. Era su Thrill Jockey, l'originale si chiama I Can See Your Mom From Here. Un disco che Bellissimo. consiglio, è dalla prima all'ultima canzone, produzione di Steve Albini, ragazzi. Cioè, è anche l'ultimo scappato di casa.
un disco da avere, da avere. Davvero. È sempre vivo sti Falbini, cosa fa ora? Non lo so, io penso sia sempre vivo, sì. Sì, non si sente più di nulla lui, anche di Don Zentara della Discord, si sente di più nulla di questa gente. Boh. Ma sempre il produttore ha fatto, ma sempre il produttore ha avuto delle, delle, come dire, delle, sai, su, purtroppo nell'era dei social ha avuto dei, delle discussioni con qualcuno, vabbè, ma tanto oramai sui social si discute per qualunque cazzata, qualunque fesso, basta, comunque so, so solo questo, comunque produce e lavora ancora, sì, non come sì, negli anni 90. Vabbè, passiamo al disco successivo, ragazzi, che dici? Vai. Allora, si rimane sempre sulla Crypt Record. Allora, ci spostiamo in Giappone, però. Questi sono i Thin Generate, l'album è Get Action ed è uscito nel 1994 ed è, secondo me, loro nascono dalle ceneri di, degli American Soul Spiders, e il gruppo più famoso forse dal Giappone, che viene dal Giappone dopo il Guitar Wolf, e il disco è una potenza sonora ai massimi livelli. Sono i poi fautori dello five punk rock, perché loro sono sempre fregati le registrazioni di buona qualità e hanno sempre preferito il lo five, infatti sono poi i re di questo genere. E il disco è una bomba, una potenza sonora rock and roll, giri di basso che ti entrano in testa e sono proprio puro rock and roll, veramente. E la band è fondata da Fifi e Finn, che poi hanno fatto svariati mille gruppi successivamente, e, ma consiglio vivamente, veramente, in generetto tutta la vita, insomma. Mamma mia, pazzeschi, devastante. Pedro, te li hai ascoltati, ti sono piaciuti? Pedro. Vai, mi hanno spaccato le orecchie completamente, dal primo all'ultimo pezzo. Mi piace sentire la roba a tutto fuoco, poi, no? Madonna mia, ragazzi, mi entrava e mi usciva in continuazione, devastanti. Sono devastanti. E purtroppo non sai, l'ho mai visto dai vivo, ma sì, tutti dai vivo, volumi, tutti in distorsione, una potenza. Senti che bellezza. Armando. Davvero. Allora, sì, dal punto di vista puramente grafico, se vi ricordate, ecco, sì, no, a parte una bomba, che poi ci arriviamo alla copertina, ma come avete visto ritornano sempre lo stesso carattere, il font ad lib, che ogni tanto Dino uso, oramai usiamo il passato, usavo anche per te, te lo ricordi, perché sì, stiloso sì, al bestia, e come vedete c'ha lo stesso impianto del New Bomb Tax, vedete? Se fate un raffronto l'impianto è uguale, lo vedete? Vero. Ecco, sì. Mentre invece la copertina, ragazzi, è quanto di più, è quanto di più esagerato e delirante anche possa esistere. Ci sono loro quattro e dietro ci sono uno di questi poster di film giapponesi. Sì, sarà qualche film di Kung Fu sicuramente. Esatto, messo a mo' di collage con loro che sono fantasmagorici, insomma. Disco esagerato, come ha detto Dino, che è riuscito addirittura a scandalizzare, insomma, comunque a far venire mal di orecchie Pedro, che è abituato a sonorità devastanti. È rock and roll, o meglio ancora, è il rock and roll dei Ramones a bassissima fedeltà e a velocità stratosferiche. Sì. A 45 giri. A 45 giri. Tra l'altro, per fare un parallelo, loro hanno fatto in questo disco una cover dei Pagans, gruppo sempre dell'Ohio, sì, molto precedente a tutti i gruppi dell'Ohio, che poi andranno nella Crypt, da avere anche loro, da riscoprire, rifatta, anche i Pagans erano cattivelli, ma loro l'hanno proprio tritata. E poi una cover di Shake, Rattle and Roll, irriconoscibile, al vetriolo praticamente. Ma questi da Tokyo, capito? Da una sega a Tokyo si sono messi lì, cazzo, hanno messi strumenti qui da Dusordi, hanno attaccato i jack, via, tutto fuoco. Volume 12, esatto. E vai. Mi sono dimenticato, c'è una cover anche dei Queers, Kicked Out of Webelos, che è l'unica che assomiglia un po' in certo modo all'originale, però le altre, insomma, sono proprio prese e massacrate. Gruppo fantastico. Cioè, come fanno i giapponesi.
Come fanno i giapponesi, ragazzi? Come Gizar Wolf, se vedi Gizar Wolf dal vivo, si esci, ti sanguina le orecchie. Come San Gennaro quando si coagula il sangue, capito? Va uguale, diavolo. Dino, sanno una sega a Tokyo è bellissima. Sanno una sega, diavolo. Capito? Ci farei una maglietta, guarda. ora si fa, dai. No. Allora, si rimane per sempre sulla Crypt Record, che è l'ultimo disco della Crypt, di farlo stasera, perché non per essere ripetitivo, però la Crypt ha veramente sfornato in quegli anni dei capolavori, dei gioielli di dischi. E questi sono i Devil Dogs, vengono da New York, trio, è il quarto album in studio dei... quarto e ultimo album in studio dei Devil Dogs, che esce nel 93, loro sono formati a New York nell'89, la band ruota intorno a NDG, che è il cantante, il chitarrista e il bassista Steve Bass, che poi loro si sciolgono definitivamente nel 94, perché fra di loro era veramente scoppiato il finimondo, non si potevano più vedere, si sarebbero anche tirati se si potevano tirare, infatti il bassista poi scappò in Norvegia addirittura, perché non voleva più avere nulla a che fare con NDG, formò i Vikings con dei chitarristi e poi hanno suonato in Turbo Negro, anche quello è un disco capolavoro. Comunque questo disco, Saturday Night Fever, è il disco da far suonare in casa, sai quando i genitori vanno via e te fai party di nascosto, inviti tutti gli amici sfigati e ti spaccano la casa, ecco, questo è il disco da party proprio veramente di puro punk rock and roll. Suonato qui, suonato benissimo, qui la registrazione è veramente ottima. Cioè, loro sono in tre, ma spaccano il culo, cioè veramente suonano benissimo. Detto il disco da parte, da far suonare quando i genitori vanno via, appena vanno via te chiami, oh, festa, casa, arriva la gente, ti spaccano tutto, capito? Tornano i genitori, poi ti buttano dalla finestra. Però è il disco fondamentale, esagerato, veramente da avere assolutamente. Pedro, non so se Pedro l'ha ascoltato, sei Pedro, lo Devil Dogs. Sì, secondo me è molto, lo trovo anche un po' in garage come disco, se non mi sbaglio, no? Sì, c'è pezzi melodici molto belli, tra l'altro qualche cosa mi ricordo un po' gli anni 50, quando l'ascoltavo. Certo, sì, rock and roll. Il disco registrato bene, perché quello dei giapponesi è tutto... è una cosa, mamma mia, ma questo è brutto. Ce l'ho ancora lì. Disingenerato è come mettere diti nella corrente, è uguale. Sì, con le dita bagnate però, capito? Perché veramente ti fracassa completamente, mamma mia, che segno. I diti nella corrente, altra maglietta, ragazzi. I diti bagnati, i diti bagnati. E dietro stanno una sega a Tokyo, capito? I diti nella corrente. Vai Armando. Sì, anche qui impianto sul retro stile Crypt, copertina con loro dal vivo, perché in teoria dovrebbe essere una sorta di finto live. Esatto, e poi registrazione, come ha detto Dino, per una volta, a parte loro anche negli altri dischi registravano molto bene, si gioca sui toni del rock, esatto, sì, no, ma loro erano il gruppo di punta della Crypt. E poi Tim Warren per loro stravedeva, copertina che gioca sui toni del rosso e loro vestiti alla Teddy Boy, però con le Converse. Sì, proprio vestiti anni 50 loro, insomma, esatto. Dai, col capello indietro, un po' matato, insomma, beati loro, esatto. Io lo facevo prima. Loro sono il gruppo che mi ha fatto riscoprire certi suoni, quelli che vengono poi chiamati psychobilly, anche se loro con lo psychobilly non c'hanno nulla a che fare. Suonavano molto, ecco, però loro suonavano molto molto rock and roll, cover qui, tra le altre cose c'è Backstage, c'è delle cover esagerate, Once Around the Block, no, Palisade Park non c'è, comunque c'è della roba esagerata. No, qui c'è dei pezzi esagerati, insomma. Cioè, sì, ma poi belli. Sì, proprio belli. Comunque c'era... Dimmi Armando, vai. Due piccole parentesi, una l'hai detta tu, Steve Bass, nonostante gli avessero offerto i ponti d'oro per riformare i Devil Dogs, non ne ha voluto sapere, se n'è andato in Norvegia, ha fondato i Vikings, hanno fatto un disco bellissimo, Go Berserk, bellissimo.
Sì, ce l'ho anch'io, anche lui è sopravvissuto alla mia furia, perché io a una certa ho cominciato a vendermi dischi, vabbè, lasciamo perdere, è sopravvissuto perché il disco è bellissimo, molto Devil Dogs, però con un suono molto più europeo, bello da riscoprire. Sì. Un po' più pulito. Chiusa questa piccola parentesi, ne apro un'altra. Sì, molto più pulito, anche molto più pop, però fatto coi controcazzi. Cioè, quell'attacco di My Friends Little Sister, ragazzi, è un capolavoro, è una roba esagerata. Chiusa questa piccola parentesi, ne apro un'altra. Per chiunque si fosse perso all'epoca i dischi in vinile, non solo i CD, i dischi della Crypt al momento hanno delle quotazioni bassissime. Con 10-15 euro vi portate a casa gli originali di questi dischi di cui stiamo parlando. Pensateci, anziché comprare i Maneskin e Adele, forse è meglio comprarsi Saturday Night Fever, secondo me. Adele fatela venire in casa, magari, e poi i dischi di Maneskin non li ho comprati, però... Dino, guardi che ti ho preparato. Che ti ha preparato? Hanno una segatoio. Comunque, negli anni 90 c'era tournée insieme New Bomb Tar, Sting Generator e Devil Dogs, cioè tanto per dire, capito? Uscivi da quei concerti, ti dovevano portare a casa la cariola perché ti eri devastato, cioè veramente. E coda, pazzesco. Sì, sì, no, sono venuti anche in Italia, sono venuti anche in Italia perché c'era Massimo Scocca di Torino che nel giro così si è fatto veramente tutti, cioè ha introdotto tutti in Italia Massimo Scocca, cioè veramente grandissimo allora, personaggio. Scusa, ne approfitto, vedo che ci c'è diversa gente collegata, allora ne approfitto per dire, se qualcuno vuole mandare un commento, un saluto, qualsiasi cosa, prima si deve iscrivere al canale Twitch, basta pigiare il bottone iscriverti. Non costa nulla e insomma si fa velocissimo. Ecco. Non è vero, gli mandi l'enciclopedia a casa, il folletto a casa. Come dica Anatoio, diglielo, Dino. Fanno una sega a Toio. Vai. Arriva, ragazzi. Allora, si va avanti? Diamine. Si va una nuova etichetta, nuova band. Rip-off. Rip-off. Questo, beh, copertina spaziale, loro lì nel confronto all'americana, tutti incappucciati, loro suonavano così, Cioè, suonavano tutti incappucciati e dietro... Bravo. Loro, tutti e quattro incappucciati e pisciano sul furgone della polizia di San Francisco. Capolavoro. Questo disco esce nel 90... Aspetta, l'ho scritto e non mi ricordavo. Loro si sono formati nel 94... esce il disco e i Puff si sono formati nel 93 che da Greg Lowery che è il bassista e fondatore anche poi della Ripoff Record che è praticamente la secondo me la portabandiera dello five punk californiano e ricordiamo quasi tutte le loro produzioni di 45 giri erano solo su un lato praticamente le canzoni di là era non c'era niente. Copertina fotocopiata, la foto fotocopiata e registrazioni di scarsissima qualità, però è veramente lo spirito del punk e del garage, veramente consigliato. E loro sono di San Bruno, California, Greg Lowery, e poi si trasferisce a San Francisco e fonda l'etichetta e l'anno dopo esce il disco Gotha Record, che è l'unica registrazione che hanno fatto loro e poi hanno fatto quattro singoli perché lui poi ha formato altri gruppi, l'Infections, gli Zodiac Killers, ora i Serial Killers, insomma ha fatto un sacco di altre cose, lui è super attivissimo. Io ho avuto la fortuna di vederli ormai 3 anni fa al Fantastic Dracula a Benidorm in Spagna, al festival, e dal vivo cioè, non potete capire che cosa sono, a parte la gente volava dappertutto. E loro suonano così incappucciati, suonano tutti e quattro, cantano tutti e quattro, volevo dire, scusate, suonano ovviamente tutti e quattro. E un concerto da un'ora, proprio rock and roll ai massimi. Fanno una cover dei Supercharger, che era il primo gruppo di Greg Lowery, e una cover degli che è Shadow dei Larkers, questo disco. Veramente consigliato perché è fondamentale per tutti gli amanti del genere questo disco. Dovete averlo assolutamente. Ripeto, Rip-off Gotha Record. Accattatevillo. Pedro.
Ma anche loro belli massacrati per le orecchie, secondo me. Perché Dino gli piace la roba parecchio strigliata, secondo me. C'ha questo genere di garba proprio che ti striglia, Volumi. no? Che quando ti la metti su è come se ti colpisse qualche fulmine, Dio buono. Io boh, Mi fa Tascorti piacere. Group in confronto a questi sono fu, dai, via, cioè, Tascorti dai, vero o no, Pedro, Fa dai. un effetto a me, io sai dire, questa roba l'ascolto volentieri, ma dopo un pochino mamma mia, fa un effetto come se mi acchiappasse qualche fulmine, mi striglia, cioè non so, fa un effetto così. No, beh, comunque va veramente. Anche questo è un disco fondamentale, anche per tutte le altre uscite della Ripoff Record, ci sono dei gruppi che sono veramente validi, insomma, hanno fatto tante cose. E ora parlerò di un altro gruppo, sempre sulla Ripoff Aspetta, Record. aspetta, aspetta. Fermo Dimmi. lì, Armando. Sì, allora praticamente sull'impianto grafico ha già detto le cose importanti, l'ha dette Dino. E qui c'è un confronto all'americana, c'è. E poi sul retro questa cosa dove loro pisciano sul furgone della San Francisco Police Department, molto spartano, tutto spartanissimo, bianco e nero. La curiosità è nel titolo. Gade Record vuol dire, giocano loro sul doppio significato. Gade Record vuol dire abbiamo il disco, abbiamo fatto il disco, ma anche abbiamo dei precedenti. Quindi capite anche lo spirito della band. Disco da Ecco, avere, eh? Disco da assolutamente. Io quando è uscito l'ho triturato. ma io una domanda, Dino. Io ho visto qualche video loro con questi cappelli di lana in testa, Sì. tutti coperti d'estate, cioè. Sì, sono tutti vestiti di nero sempre e incappucciati, cioè vero sempre, quello Fa sempre. delle È la loro saponate proprio. caratteristica. Alla fine del concerto, Greg Lowry, il bassista, ha preso il basso e l'ha spaccato in terra lì sul palco in mille pezzi. La gente si prendeva lì i pezzi di basso, ma non Come se potete aprire il fossero reliquie. concertone. Cioè, non potete aprire il concerto. La gente volava. L'ha mai C'era visti la te? No, ragazza è di. A vero, l'ha visti presentarli c'era la veramente. ragazza di Greg Lowry, che era vestita da poliziotta, lei poliziotta sexy, che se la può anche permettere perché è un bel pezzo di ragazza. E era chiusa in una, loro erano chiusi dentro una gabbia, lei col manganello in mano fuori il microfono fa, li volete fare suonare questi figli di puttana o no? Li volete sentire? Loro lì dentro la gabbia, lì che premevano perché volevano uscire, poi alla fine lei gli apre la gabbia, loro escono fuori, si attaccano gli strumenti e apre di cielo, veramente. Bello. No, pazzeschi. Andate a cercare i filmati, ci sono anche su YouTube del Fantastic Dracula di Benidorm del 2019, l'ultimo anno che abbiamo un po' vissuto tutti normalmente, Ah. diciamo. Vai. Si va avanti? Sì. Allora, siamo sempre sulla Ripoff Record, si torna in Sollevante, eccolo qua, questi sono i Registrators con Terminal Boredom, che io ho avuto anche la fortuna di vederli. Dal vivo a Pisa, al Macchia Nera, non mi ricordo, sicuramente era la metà degli anni 90, perché questo disco esce nel 96, quindi sarà stato il 97. Ora non mi ricordo se era lo stesso tour con i Bingo di Roma, però la cosa divertente è che loro, vabbè, a parte il loro sound tipo Teen Generate, questo punk, ma loro si rifanno più al punk 77, però almeno in questo disco. Dopo si sono spostati più sonorità power pop, però sempre di un certo livello. E la cosa divertente è che loro non sapevano, non sanno l'inglese, che praticamente avevano poi un foglio per dire le cose, aprivano questo foglio e parlavano al pubblico e dicevano le cose che ci avevano scritte perché non sapevano quello che dovevano dire, capito? No, ma divertentissimi. Cioè, il disco è, cioè, sono dei pezzi, Pogo Machine, No Situation, Teenage Terrorist. Già 16, Terminal Boredom, che è quella da proprio il titolo all'LP, è devastante anche questa registrazione, scarsissima, e penso abbia fatto sanguinare le orecchie Pedro anche questo, insomma. Sì, abbastanza, perché la roba che ti ascolti te, Dino, è Dio buono, l'energia è impressionante. Solo io sono più amante di punk rock, di questa roba qui, però insomma anche questa roba qui l'apprezzo abbastanza. Tipo,
quelli che dirai successivamente mi fanno accaporare la pelle, perché è una bestia. Armando? Sì, anche qui Ripoffs puro, qui a differenza del nero e grigio e bianco, dei, non diciamo bianco-nero, sennò giustamente ci si incazza un po' tutti, c'è il rosa dei titoli, molto molto punk rock, molto filologico, no? Perché loro si rifanno tanto al punk 77, come ha detto anche Dino. Sono un gruppo, poi guarda, guardate che musi, cioè non so se vedete, cioè guardate che facce, veramente. Sono da presentare alle vostre figlie questi bravi ragazzi, capito? Ecco, ci vuole davvero. Sì, poi sul disco ha detto tutto Dino, questi erano secondo me ancora più lo-fi e ancora più incattiviti, nonostante fossero più lenti, come più lenti è una parola grossa, però fossero meno veloci dei Teen Generate, qua siamo a livelli di psicosi sonora totale, gruppo sì, esagerato, sì. Disco da avere assolutamente, i successivi soprattutto quello dopo sono un po' più morbidi, però sono belli. Comunque quello doppio, sempre c'è uscito anche un LP doppio, sempre su Ripoff Record, che è più morbido, sì, più power pop, però c'è sempre lo spirito del 77, cioè veramente sì, assolutamente. È bellissimo, cioè sonorità punk 77, però non sparato a 2000 all'ora. E secondo me forse è la loro registrazione più bella, insomma, di sì, no, era registrato decisamente. Molto questo è un po' il loro portabandiera, cioè il loro terzo LP, il secondo e il terzo album che pubblicavano, il primo ovviamente su Ripoff, perché l'altro era uscito su etichette giapponesi, insomma, sanno una sega a Tokyo, capito? Perché anche loro vengono da Tokyo, anche loro, capito? Si vede andare a cena con Generate. Sì, ma mi sa che si conoscevano. A proposito dei singoli, l'avevi anche già detto tu, Dino, io ho un paio di singoli dei Registrators ed è vero che confermo quello che diceva Dino, che i dischi erano registravano due canzoni sul lato e poi avevano il blank side. Molti ci hanno spaccato le puntine e odieranno per sempre i Registrators, giustamente. Davvero. Anche perché era tutto fatto in maniera spartana, una roba fotocopiata, per cui sì. Bisognava starci un po' attenti, però vabbè, come fai a odiarli? Ganzissimo. No, non c'è verso. Allora, ora voglio parlare invece di un disco cui sono molto attaccato a questa band, perché poi è stata anche copertina di ispirazione al primo disco, primo 45 giri dei Kerosene. E loro sono di Stitches, e questo è un 12 pollici, si chiama 8x12 perché ci sono 8 canzoni e un 12 pollici, questo gira 45 giri. E loro vengono dal sud della California, nati nel 93, questo è un album uscito nei primi del 2000, è l'unica cosa più lunga che hanno mai pubblicato, perché hanno sempre fatto solo 45 giri loro, e loro si rifanno proprio al punk 77, e la curiosità è che io li scoprì nei primi anni 90 quando uscì questo disco, che ero in macchina con Angelo De Mondo Topless di Latina, che mi fece sentire, ascolta un po' sto gruppo qua, mazza, li mise su, mamma mia, dissi, ma che è? Poi con questa voce stridula, veramente, cioè incarna lo spirito del punk 76. E vi dico perché hanno ispirato, come vedete, la grafica, queste gialle, strisce nere, che il primo 45 giri di Kerosene era è vero, così. È vero. E noi ci siamo ispirati spudoratamente agli Stygies e la lametta che c'è sul retro, punk music, come usava talvolta nei 45 giri, uscivano proprio nel 77, per dare un chiaro riferimento orientativo a cosa stavi comprando, insomma, praticamente. Invece l'etichetta per cui escono è la Vinyl Dog, praticamente è un'autoproduzione che si sono fatti loro, hanno voluto loro, perché non è che gli mancassero le offerte di produzione, ma loro preferivano fare tutto da soli, e praticamente la Vinyl Dog non sono altro che loro. E il disco è bellissimo, cioè ci sono cioè canzoni, sente bottiglie si spaccano in terra, frustate, loro sono dei tagliagole, sono tuttora attivi, c'è una mia amica che abita
lì in California, dice, ogni 2 settimane suonano nel bar dove va sempre lei. Io purtroppo non ho mai avuto la fortuna di vederli dal vivo. Sono venuti solo una volta in Italia, a Rimini, un po' d'anni fa. E sono tuttora attivi e sono devastanti, insomma. Loro non sono fighetti per niente, né poser, cioè loro incarnano veramente lo spirito del punk 77. Hanno dovuto interrompere anche un tour nel 95 perché il batterista aveva problemi seri di droga, insomma. Quindi ne hanno da dare e da serbare, si dice, no? Perché li definisci dei tagliagole? E perché, insomma, ne ho un binario di tutte e di più. Insomma, ma sono delle cantanti ispaniche per caso? No, assolutamente. Però il cantante è uno di quelli, insomma, se ti ha qualcosa da dirti, prima ti tira due spunzonate, poi ti chiede, scusa, volevi dirmi qualcosa? Erano tipi un po' così, insomma, capito? I messicani sono così, eh? Io sono stato 3 volte in Messico, ti assicuro che, insomma, discussione un messicano è bella tosta. No, comunque ascoltatelo perché quello è un inno, cioè veramente 8x12, cioè 4 canzoni per lato che girano a 45 giri, una fucilata di disco, davvero. Pedro, te l'ha sentito? Ma l'ho sentito, sì, sono quei dischi, la roba di piace a Dino. La cosa che mi ha colpito è che sono di Orange County, da dove vengono tra le più grandi band punk rock e hardcore della California. Sì. Quando sento dire Orange County, io mi viene la pelle d'oro, perché pensa agli Uniform Choice, pensa agli Adolescence, pensa ai DI, mi viene la pelle d'oro. Tutta roba, insomma. Adolescence, c'è di tutto Orange County. No, sì. Ma gli Uniform Choice, uno dei più grandi dischi hardcore in assoluto, Screaming for Change per me è devastante. Tuttora l'ascolto, potremmo alle pareti di casa, insomma, capito? Quello lì, tanta roba, energia pure al 100%, come mi piace a Dino, insomma, capito? Poi lui cantante ha questa voce, sembra quasi femminile, perché è proprio stridula, insomma, è proprio urlata. Poi erano dei ceffi loro, c'è le foto dentro di copertina, insomma, dei bei tifi, insomma. Capito? Armando? Ma il produttore, allora... scusami, chiedi i dischi ai produttori, c'è scritto? Ma il produttore non lo so, aspetta, no? Loro stessi, probabilmente. Mi sa che loro stessi, perché l'etichetta è la loro. Cioè, ora guarda sugli slip se c'è scritto qualcosa, Armando, se intanto vuoi dire qualcosa. Sì, no, no, io, allora, dei 10 dischi scelti da Dino, due non ne ho, e uno è proprio un gruppo che non conoscevo, perché ovviamente... Cioè, guardate i tipi che sono loro, insomma, cioè, capito, cioè... Sì, no, erano belline di nulla. Allucinanti, cioè. Allora, era l'unico gruppo che non conoscevo. Viva l'ignoranza, perché li ho potuti scoprire, bestiali. Allora, copertina, tra l'altro, Dino, ne esistono varie versioni. Tu hai quella gialla e ce ne sono. C'è anche rosa. Anche rosa. Anche in verde, se non sbaglio. Verde, comunque sì, ce ne sono. Sì. Esatto, quindi sono, insomma, hanno fatto una cosa totalmente alla Jamie Reed. Jamie Reed, sapete tutti, è il grafico dei Sex Pistols, il grafico che ha inventato le grafiche del punk, quindi con la cut and paste come logo, bello. Non sapevo di questa cosa dei Kerosene, non ci avevo fatto caso di per lì. Però abbiamo proprio copiato spudoratamente, soprattutto Emiliano, insomma, era un po' l'artista della situazione. Ho detto, ma perché facciamo anche noi le fotocopie, facciamo così, gialla e nera, semplici, così. Ho detto, ah, cazzo, è vero, dai. Scelta azzeccata. No, certo. Sì. No, ma anche perché si faceva così una volta, no? Quando uscivano le band che si autoproducevano, comunque che andavano in queste piccolissime etichette, compravano questi stock di carta, magari anche colorata, non bianca, carta o cartoncino, rossa, verde, blu, arancione e gialla, e stampavano di nero sopra. Questo infatti è il caso magari che è successo a voi e agli Stigi. Io un disco che non ho... Anche noi poi avevamo messo, vedi, la lametta anche noi, punk music, sì, come loro, e poi avevamo finito la carta gialla e l'avevamo fatti anche di un altro colore la copertina, poi esatto, verde e nero l'avevamo fatto. Perché mi ricordo, Emiliano faceva il servizio civile a Empoli e rubò la carta lì ai grandi. E quindi si fece... Vai,
Vai. Si faceva così sì. Ed era una cosa vincente, perché poi appunto uno dice: guarda, c'ho la versione rarissima in color vomito e piscio. Qui. Comunque il vinile, non quello di Kerosene, ma quello degli Stiches, è il vinile blu, bellissimo, un vinile colorato, molto bello. Vai, Dino. Ma procediamo, ragazzi, procediamo. Direi, dai, vai. Allora, ora si va, questi Super Suckers, la mano cornuta, band capitanata da Andy Spaghetti, che è bassista cantante dei Super Suckers. Loro nascono nell'88 addirittura. Ma la mano cornuta esce nel 94, che è il secondo loro album, dopo l'ottima prova di Smoke of Hell, che è il primo loro disco. Secondo me questo qui, la mano cornuta, è proprio una potenza sonora, proprio puro rock and roll. Cioè veramente, non sono mai stati mai troppo citati, sono sottovalutati secondo me, Super Suckers. Tuttora dal vivo, ho avuto la fortuna di vederli, sono anche in tournée ora a aprile, sono anche in Italia, si parlava con il Pedro, andare a vederla a Bologna. Dal vivo sono una potenza sonora, veramente. E hanno fatto un disco anche tutto country, proprio country classico, cioè la voce di Eddie Spaghetti è eccezionale, è veramente bellissima, una tonalità molto particolare. Qui la produzione, lasciamo fare tutta la roba, abbiamo detto ora, scarsa registrazione, questo è che è proprio suonato bene, prodotto bene, insomma, veramente prodotto molto bene. Anche ed perché esce sul Sub Pop, per poi esce sul Sub Pop, c'è cioè l'etichetta di Seattle, che nasce come fanzine, in verità la Sub Pop, se sapete, è Subterranean Pop, era nata come fanzine, e poi per produrre il primo album, il primo 10 pollici di Green River, diventa etichetta, insomma. Comunque da chi è prodotto? Te lo dico subito, di Spaghetti Foto. Allora, Super Suckers, Sub Pop 94, assistente Conrad 1 e Super Suckers, prodotto da Super Suckers, e questo Conrad 1. Comunque il disco è bellissimo, anche il primo, ma secondo me sono più attaccato a questo, perché l'ho scoperto con questo qui, e poi sono andato a cercarmi anche le loro cose successive, precedenti, scusate, e meritano veramente, non sono mai troppo citati, veramente, invece però vanno riscoperti e sopportati, perché loro continuano a sfornare album sempre di livello, tuttora continuano a suonare, e sempre cambio di line-up spesso, però ruota sempre tutto intorno a Eddie Spaghetti, già uno si ama così, come li fa a non volergli bene, cioè, ruota sempre tutto intorno a lui. Ora sono in trio, sono invece due chitarre, sono una chitarra sola, ma veramente, cioè, non sfigurano assolutamente. Da andare a vedere, Pedro, se ci si fa, si va a aprile, perché si va e si ritorna, come avevo già fatto 3 anni fa. Vada, sì, merita. No, sicuramente è un disco, non so, bestiale dir poco. Di quelli proprio li ascolti 3 o 4 volte di seguito e non ti stanchi assolutamente, perché c'ha un'adrenalina impressionante. Mamma mia, ma che siamo lui a vero? Prima di iniziare a lavorare, dopo aver finito di lavorare, ma ascolto, ma che sei lui? Ti danno la aria per entrare e per uscire dal lavoro. Ho bisogno anche di prendere il caffè prima e dopo, guarda. Mi basta ascoltare Super Science, veramente. Cioè, poi anche il nome, ragazzi, cioè, veramente. Il nome dice tutto. Bello, figurati. Ma poi vestiti loro col cappello, loro vengono da Tucson, Arizona, cioè vestiti stivali, col cappello, da cowboy, ce l'hanno un po' questo nella loro grafica. E poi mi dicono loro, con un po' di spacconeria, la più grande band di rock and roll del mondo, cioè si definiscono. Vanno via tutti i torti.
Sono un po' mi sarebbe piaciuto sentire il parere di Lemmy a me riguardo a Super Sahel. Chissà cosa ne pensava il vecchio Lemmy di Super Sahel, sarei stato curioso. Sì, ma sicuramente li conosceva, sicuramente. Sicuramente sono convinto. Sono convinto. Armando. Sì, la grafica di La mano cornuda è in linea con le grafiche di quel periodo, perché ce n'è una molto simile che è di un gruppo sempre che in quel momento usciva dalla Sub Pop e entrava in una major propriamente detta, e sono i Reverend Horton Heat. Sono molto simili, con questi toni di verde giocati sulla controluce, con un font un po' molto accattivante, non il solito font panchettone. E vabbè, il disco avete detto tutto. La cosa, insomma, la grafica davvero rappresenta quello che è, cioè un gruppo di rock and roll. E in quel periodo, a parte i Super Suckers in America e anche un po' in Europa, loro saranno gli apripista, c'erano dei gruppi validi di nulla, cioè i Nashville Pussy, che loro sì che gli garbavano a coso, a Lemmy, ci ha fatto le foto di copertina interne. Sì. Con loro due che leccavano, con la bassista e la chitarrista che leccavano Lemmy. Per cui sì, gli garbavano di sicuro, perché poi alla fine era tutta gente che si conosceva. Disco che io conoscevo, conosco meglio il precedente, che è Smoke of Hell, copertina di Danny Cloves, bellissima. Bellissima, però, sì. Esatto. Però questo disco qua, La mano cornuda, è stato scelto perfettamente da Dino, perché quello precedente aveva dei suoni un po' più rock, sempre rock, non proprio rock da classifica, però un po' più grunge, sì. Questo è rock and roll totale. E la copertina esprime quello che il disco contiene. Vai, Dino. Si va avanti? E Andrea avanti. Ora andiamo, ci spostiamo. Sempre, rimaniamo sempre, prima eravamo a Tucson, Arizona, ora torniamo in California con questo qui, gli Amperes, da Long Beach. Nati nell'89, pubblicano questo quinto LP per la Epitaph. Ora parleremo un bel po' della Epitaph, perché penso sia di quella abbiamo parlato finora, forse dopo la Crypt, l'etichetta più famosa ovviamente. E pubblicano questo loro quinto disco, e quelli precedenti erano stati pubblicati da etichette più piccole, indipendenti, era la Sympathy for the Record Industry. E allora approdano alla Epitaph, guidati da Scott Drake, che è il cantante, e loro incarnano, praticamente sono gli Heartbreakers di Johnny Thunders degli anni 90, cioè suonati un po' più veloce, però lo spirito era quello lì, il punk, il rock and roll, degli Heartbreakers, produzione bellissima, e secondo me anche dopo gli altri successivi sono stati pubblicati per la Epitaph, però questo è quello che sono, secondo me, la prova loro migliore di tutte le loro cose che hanno prodotto. Veramente un disco è proprio puro rock and roll, veramente sparato ovviamente, però è bellissimo, consigliatissimo anche loro, perché anche loro sono poco, poco considerati, e dovete avercelo assolutamente. Armando, se ti piace, sì, anche te. Ma so disco esagerato, disco bellissimo, ovviamente comprato all'uscita, ma sì. Non era tanto per loro, poi parleremo anche della gara, non era tanto per loro, ma Dino, ti ricorderai sicuramente che in quel periodo la Epitaph, subito dopo il mega successo di NoFX, Offspring, Rancid, bla bla bla, Bad Religion, bla bla, Pennywise, cioè loro, Mr. Brett, decise di, Brett Gurewitz, il chitarrista, oramai ex in quel periodo, dei Bad Religion, si decise di focalizzarsi solo sulla Epitaph, e oltre a far uscire i gruppi di hardcore melodico, classico loro, cominciò a chiamare delle band. La prima fu i New Bomb Thugs, spinti dallo stesso Tim Warren ad accasarsi presso la Epitaph, perché li poteva gestire meglio, perché vendevano di più, gli davano una maggiore visibilità e bla bla bla. Ma gli altri gruppi, anche. Distribuzione, assolutamente. Ma per gli altri gruppi, ragazzi, in quel momento la Epitaph, e gli fece due dischi, aveva i Cramps. In quel momento
gli ultimi due dischi che dovevano essere pubblicati dei Ramones, la Ramones prima di passare dalla Sire alla Radioactive dovevano andare su Epitaph, poi non se ne fece nulla, ma poi avevano Ziki, avevano i Blue Stingrays, vabbè, quella è un'altra cosa e a parte, avevano i La Donnas, gli Amplis, Wayne Kramer, Gazaffer, avevano dei gruppi esagerati. Purtroppo durò poco, durò veramente poco quella stagione, ma lasciarono almeno una trentina, 25 dischi, uno più bello dell'altro. Comunque la Epitaph, vabbè, come ha detto Armando, fondata da Brett, il chitarrista dei Bad Religion, fondata nell'81, ha avuto questa possibilità di produrre gruppi un po' più piccoli, diciamo, perché forte del successo di Smash degli Offspring, che ha venduto, ragazzi, 12 milioni di copie quel disco. Ragazzi, ma sapete che sono 12 milioni di copie? Cioè, alla fine, anche se era una piccola etichetta, alla fine era diventata quasi una major la Epitaph, quindi poteva permettersi di produrre tanti gruppi, ovviamente, come ha detto lui, da New One Tax, Cramps, Zeke e compagnia bella. È stato un punto di riferimento per tutto il punk hardcore melodico che usciva negli anni 90, la Epitaph, uscivano tutti lì i gruppi praticamente, dai NoFX a, ne so, a tutti, insomma, dai. Pennywise, Ten Foot Wall, tutto, cioè, i dischi, allora, posso aprire una piccola parentesi, perché poi io probabilmente dove sono cresciuto io a Milano, la Epitaph era vista un po' come un'etichetta un po' di pop, proprio di pop music. Per me non era così. La Epitaph è stata ed è tuttora, per il suo back catalog, l'etichetta di riferimento per tutti noi che ci siamo avvicinati al punk. Punto e basta. Chi l'ha fatto con i Bad Religion, chi l'ha fatto con i Ten Foot Fall, chi l'ha fatto con i NoFX, che via discorrendo, però è un'etichetta che come fai a dirgli male? No, Come fai a infatti, dirgli male? assolutamente. Io l'avevo anche tatuato il loghino, poi l'ho coperto perché vabbè, c'ha a ridere, però questa era la mia fissazione del periodo. Pedro, sulla Epitaph? Ma senti, io quando esplose la moda lì della Epitaph ero un po' inorridito, perché insomma mi dava un po' fastidio sta cosa che tutti all'improvviso diventavano punk, tutti volevano ascoltare il punk, tutti volevano parlare di punk. Mi dette molto fastidio, però per passare il tempo poi alla fine, sai. Però lì per lì mi dava... Sono sempre stato molto anticommerciale io. Sto parlando, avevo 23-24 anni in quel periodo, sicché mi dava un po' fastidio sta cosa, ne parlavano dappertutto, che erano tutti punk, tutti sapevano, di qui tutto là. Però Brett, devo dire, aveva fatto un egregio lavoro, insomma. Sì, però sai che ambienti si frequentavano in quegli anni, c'era un po' di diatriba, a me mi dava un po' fastidio sta cosa. Poi ebbi discussione con i Pennywise quando li organizzai a Firenze, un pochino mi rimase, sai, un pochino questo, però vabbè, erano altri tempi, era un po' legata. Sì, no, ma era un po' legata, dai, se la tiravano un pochino, facevano un po' di storie qui e là, come quando andarono a suonare dopo il giorno dopo Firenze, andarono a suonare a Modena, anche lì, cioè, fecero storie, volevano andare a mangiare in pizzeria, li capisco anche, dai, tu sei californiano, te la tiri un pochino e ti mettono lì da mangiare pasta e fagioli, diceva, che cazzo è questo? Giustamente dal loro punto di vista. Insalata di farro, che tra l'altro era molto buona e più salutare di mangiare una pizza, secondo me. Però sai, c'aveva questo manager, tour manager li pompava, che poi alla fine si è visto poi dove sono andato a suonare, Pennywise, dai, del centro sociale sono passato a suonare ai vari festival, posti grossi, fronte a 6-7 mila persone, insomma. Però lì per lì ero... Immaginate a me un arcoster di Tege abbastanza fissato, un commerciale, una cosa e un'altra, politicizzato, capito? Era un pochino, vabbè. Mentre altri gruppi non avevano mai fatto storia, si erano abbastanza adattati alla situazione. Però Pennywise, per carità, non gli andava bene nulla di quello che c'era, capito? E d'altra parte c'è questo, tu prendi questo e c'è poco da fare. Se no, tu sono. In quei tempi era così, insomma. Capito. Ma senti, io li ho intervistati due volte, ora ovviamente si tratta di un'altra, però mi sono sembrate delle persone ganze. Jim era ganzissimo,
sono proprio divertito. Intervistati due volte per Rocktown. Li organizzai a Firenze, cioè non c'era il cantante, c'era il cantante dei Vandals, perché non so che problema ci aveva avuto il cantante originale, insomma, non so perché. C'era quello dei Vandals, che era un tipo, insomma, un po' così, così, sai. Poi i famosi Vandals sono andati a castronare in Iraq per l'esercito americano, sì che, insomma, lì proprio croce fatta sui Vandals. Beh, vabbè. Boia. Perché... Però molto dopo, perché comunque io dei Vandals... Sì, sì, molto dopo, però ho quell'esperienza un po' Pennywise, dopo il primo disco non compravo più niente. Nel passare degli anni, sai, tu cresci una cosa e un'altra, mi sono ascoltato gli ultimi dischi, sono veramente belli, insomma. Sì, non hanno cambiato nulla, ecco, ascoltare. No, no, ma che la cosa buona, che la cosa buona. E così, insomma, ti devo dire, un po' di, sai... Questi sono i difetti di gioventù, che non capisci certe dinamiche su certi gruppi, e d'altra parte me la prese un pochino con i denti avvelenati, no? Acqua passata. Dino. Sì, eccoci. Allora, sempre si rimane per la Epitaph. Nel 95 esce questo capolavoro qui. E ce l'ho anch'io da qualche parte, ma non sono dove. And Out Come Out The Wolves, The Rancid, è il loro terzo album in studio. E, i Rancid nascono nel 91 dalle ceneri di Operation Ivy, da Matt Freeman e Tim Armstrong, formano i Rancid. E questa è la prova di maturità, secondo me, di Rancid, che da lì in poi proprio un atto d'amore per i Clash come sonorità e... Da lì in poi praticamente tutta la loro produzione, il loro stile musicale si rifà, insomma, a questo album qui, che mischiano i pezzi ska, un po' di rocksteady, il punk rock. Però questo è stato proprio quando uscì, dopo Let's Go, il pur ottimo Let's Go, sempre su Epitaph, era proprio più punk rock. Questo invece era proprio un amore per i Clash, cioè veramente era... Tanti fans avevano un po' storto il naso, insomma, però secondo me è un capolavoro di disco. Sempre fresco e l'ascolto sempre volentieri. Veramente sarà commerciale, sarà... Però è da avere, secondo me, anche questo qui. Certo. Pedro. Sì. Allora, qui disco lì lo registrò Stefano Ballini in cassetta la prima volta, e da quando sì? Me lo registrò, sì, mi facessi varie cassette, la roba che mandavano. Dal primo ascolto non ho mai smesso di ascoltarlo, dai 24 arrivare alla 52 non ho mai smesso di ascoltarlo. Anni fa ho trovato il CD a poco prezzo, ma poi l'ho comprato, insomma, perché non ce l'avevo un disco, ce l'avevo cassetta, la piastra mi si è rotta e... Ce l'ho ancora, se la cerco, questa cassetta fatta da Stefano con vari gruppi, insomma, Epitaph e Fat Wreck, che gli mandava tanta di quella roba a quel periodo. Lo mantenevano, diciamo, no? Vero, Stefano? Sì. No, la Fat Wreck soprattutto. Gli mandavano anche gli assegni, di la verità, Stefano, diccela sta cosa, dai. Non lo posso dire, dai. Non lo può dire, dai. Non passa male, dai. Vedi, negando stai già dicendo che prendevi qualcosa. No, no, dai. Comunque anche come vendita andò molto bene come disco, perché c'era dei pezzi che proprio erano proprio orecchiabili, Time Bomb, Compagnia Bella, che li pompavano su Video Music ancora quando si guardava videoclip. Cioè, però un disco suonava benissimo. Cioè, il pezzo più bello secondo me è Journey to the End of the East Bay. Mamma è più bello assoluto, è uno dei pezzi che ascolto sempre in continuazione, ragazzi. C'è cioè, qui giro di basso fa paura proprio. Ma che scherzi. Cazzo, Renato Pozzetto è basso, ma che scherzi davvero. Però il concerto ai Terex fu una delusione, rimase un po' sì, vabbè, però alla fine abbiamo visto, dai, però sì, che lo riempissi, diceva prima, lui lo riempirono di sputi. Di sputi e... C'avevo un berretto di più il mio, sì, e tutti da sopra, no? Mi ricordo sempre. Era meglio li segnalava un K-Way per gli sputi che prese. Ho tipo una visiera come c'è allora per il Covid. Ah, ma il Covid non c'è più, l'è finito già. Come c'aveva per il Covid. Sì, sì. Non c'è più. C'è più. Armando,
Ehi, allora, ecco, i Rancid, soprattutto da questo disco in poi, stabilirono una coerenza di grafiche, cioè praticamente tutte le altre grafiche che sono uscite, soprattutto dopo queste, ne hanno fatti altri 5, altri 6 di dischi, dopo Now Come the Wolves, sono tutte delle grafiche sostanzialmente simili, che cura personalmente Tim Armstrong, anche per le sue cose. In copertina c'è una foto di Lars Fredriksen, che all'epoca era fresh new nella band. Lui veniva dagli UK Subs, no, già ci suonava con Let's Go, Sì, quindi ed è una sono citazione, arrivato, sì. esatto, col precedente. E lui in questa posa stanno praticamente citando e ringraziando in qualche modo i Minor Threat. Ovviamente la copertina l'avete riconosciuta tutti, cioè è figlia di qualcosa. Font fatti a mano direttamente da come cazzo si chiama? Aspetta, Tim Armstrong. Scusate, ogni tanto anch'io parto. Una piccola cosa, io dei Rancid, cioè questo è un disco che io amo, ma mi piacciono anche le cose successive. Però Let's Go per me, ragazzi, è uno dei miei dischi preferiti, è uno dei Sì, miei top buono. 5. È un Sì, disco di una buono. bellezza assoluta. Infatti, per ricollegarmi. Uscito in doppio vinile bianco, 10 pollici. Esatto, esatto. Infatti Dino, che ha detto lì per lì, molti dei suoi, degli estimatori dei Rancid storsero un po' il naso, devo dirlo, mea culpa, mea maxima culpa. Anche io lì per lì ci rimasi un po' così. Ora, ovviamente, è un disco che ascolto con grande gioia. Ce l'ho in vinile ristampa, CD, cioè avevo la cassetta registrata. Insomma, è un disco che, insomma, da avere anche questo. Let's Go è più bello però. Comunque, anche i loro dischi successivi, cioè, ora non sono tutti all'altezza di questo qua, però diciamo sono rimasti abbastanza fedeli al loro genere, al loro stile, insomma, ovviamente. Era anche un po' ripetitivi, cioè, però insomma si sta ascoltando il punk, sicché non è che si può ascoltare Bach, una sinfonia, insomma, questa roba qui, insomma, sicché gli accordi sono quelli, però cioè, a livello di questi non sono mai ritornato. Però No, sono sempre dischi gradevoli, insomma, li prenderei veramente. Sì, non ci Tra l'altro. scordiamo il primo è tanta roba, ma il primo Sì, fa tanta di roba che erano in tre, sì. ancora Lars non c'era, insomma, erano in trio. Tanta roba il primo, ma sta Sì, scherzando. davvero, sì. Sì, no, tra l'altro una piccola cosa da dire, i Rancid furono i fautori che andarono a spillargli i quattrini a Brett, i quattrini di Smash e di altri, per fondare la loro etichetta, la Hellcat, etichetta che io seguo, e soprattutto la roba Psychobilly, ma non solo, la compro, e esco, a parte i gruppi sfacciatamente alla Rancid, però c'è della roba molto bella, hanno pubblicato i Devil's Brigade, i vari side project loro. I Sì. Devil's Brigade, il gruppo quello di Dwayne Peters, come si chiama? US Bombs, insomma, hanno pubblicato una marea di roba e tanta roba della Hellcat è da avere. Quando la Epitaph smise di fare punk e iniziò a fare emo e far troiai, perché la Epitaph a una certa cominciò a far cacare, diciamocelo, la Hellcat è rimasta un po' nel punk, ecco, quindi. Da Sì. riscoprire il loro catalogo, bello. Poi bello anche il logo con quel gatto. Gatto che dice nella Bello. corrente. Il gatto di Tokyo con i diti nella I corrente. diti, dice. Come si è Ora messi, si Dino? parla. Va all'ultimo disco, Vai. e allora ragazzi, i Ramones non hanno bisogno di troppe presentazioni. Questo è Acid Eaters, il loro tredicesimo album in studio, e è un album di sole cover, ed esce nel 93 con la seconda prova in studio del nuovo bassista, anche CJ, dopo l'abbandono di bassista storico Didi. E tanti non lo considerano neanche proprio un album dei Ramones, perché dice ma sotto i cover così, invece a mio avviso è una delle ultime cose più belle che abbiano mai fatto. Poi insomma si parla sempre dei Ramones, ragazzi, non è che si parla di Eugenio di Campagna. Le cover sono pezzi di Bob Dylan, dei Rolling Stones, gli Animals, gli Who, i Di Creedence, Lop. Airplane, Ted Nugent, cioè
veramente, cioè, non sono cover banali, insomma, è un album bellissimo, veramente da riscoprire. Io l'ascolto spesso perché è proprio bello, cioè, è suonato benissimo, una bella produzione. Poi ricordiamoci, vengono da Mondo Bizzarro, che era un album anche bellissimo. Poi è uscito questo, poi hanno fatto Adios Amigos e buona Bravo. merda, cioè, capito? Tanta roba anche Adios Amigos, tanta roba. Bellissimo, capolavoro, Bellissimo, mamma mia. capolavoro, bellissimo. Capolavoro. Tanti pezzi sono cantati in questo album proprio da CJ, che secondo me c'è una bella voce proprio. E no, assolutamente anche questo da avere, dai. Beh, poi la grafica è stupenda, ora parlerà Armando, ma la copertina è allucinante. È allucinante nel vero senso della parola, perché Sì. Acid Eater dice tutto. Infatti. Esatto. Allora, la copertina è opera di questo pittore che si chiama Mick Wilmot, probabilmente amico loro. E Mick Wilmot ha rappresentato loro che scaturiscono, come si può vedere, da questo acido, perché i Ramones erano dei fricchettoni. I padri del punk, perché poi loro sono i padri del punk, su Se questo metti il telefono molto. in carica si sta a scaricare qui, ragazzi, la cosa, aspettate. Allora, Vai, dicevo, Armando. dall'acido nella bocca del fricchettone scaturiscono i quattro Ramones, no? Si vedono visti un po' in forma psichedelica. Ora, ovviamente Ramones e psichedelia non c'entrano nulla, però, come diceva Dino, la scelta delle cover è importante, perché qui ci sono delle cose risalenti anche agli anni 60 che avevano formato la band, cioè i componenti della band prima dei Ramones. Considerate che Marchi ha suonato con tutti i gruppi, anche pre-punk, ma prima ancora aveva suonato con parecchi gruppi prog, psichedelici. Mark Bell si chiama così, poi andò a suonare Richard con Richard Dell e fu Bell. sottratto. Esatto, sì, ma non solo, anche con altri, con tanti altri. I Ma fu Dust, il primo sottratto. gruppo si chiamava I Dust, il primo gruppo di I Dust, Mark. esatto, i Dust erano un gruppo psichedelico. E poi Johnny Ramone suonava con vari gruppi garage, e l'unico che era un musicista prima di arrivare lì, dei Ramones originali, era Joey, che suonava con questi Sniper, gruppo Sì. pessimo, ma vi consiglio, perché da poco è uscito su YouTube un video di una loro Sì. esibizione. Esagerati, gruppo pessimo, però vale la pena da ascoltare. Joey Ramone con gli zatteroni, altezza 2,5 metri, coglieva Davvero. le mele. Vabbè, comunque questo disco e l'amore ci avevano loro per gli anni 60, insomma, per tutte le sonorità, insomma, alla fine si sentono un po' anche nei Ramones, quindi Certo. i Ramones classici, ragazzi, non è che si sta, l'ho detto prima, non stiamo parlando di un gruppetto così, insomma. Ramones non c'è bisogno No, ma neanche di stare a spiegare chi sono, perché se non lo sapete, mettetevi un calippo nel culo e andate fuori a correre. a Tokyo Capito? con due A diti nella Tokyo, bocca. dito nel culo. No, ma Dino, ma la scelta, scusate un attimo, la scelta te l'ho appoggiata subito quando poi ci siamo confrontati una settimana fa. Ora, piano a dire queste parole, me l'hai appoggiata Il perché la calippo, gente intendevo pensa male. il calippo, il calippo. Io avevo chiesto di mettere Mondo Bizzarro, però d'altra parte non No, si possa, no? ma sai cosa si diceva con Dino? Che questo disco è considerato un disco brutto di Ramones. Questo è uno dei dischi più belli, ma dei più belli in assoluto. Ma questo è per me nella top 3. È il periodo era quello, capito, dagli anni 90 e 99. Quel periodo, secondo me, è una delle cose più belle che hanno fatto loro. Cioè, No, ma ci sono l'amore questi ne hanno fa. loro, cioè, sicuramente Mondo Bizzarro e Dios Amigos sono degli album veramente belli, che poi hanno richiamato anche sia per Mondo Bizzarro e Dios Amigos a scrivere qualche canzone di l'hanno richiamato perché lui aveva bisogno di Certo. soldi, noi avevamo bisogno di canzoni e Ma non di quindi lui in presenza. e non di lui in presenza e quindi perché lui era No, sclerato alla Marche. fine No, era lui era preso un la dito in culo. parente di B.B. King, insomma, si era messo a far rap No, però. lui era un dito in culo di nulla. Guarda, D.D. King, è il disco, a parte costa una follia, ma è un disco che, vabbè, a me piace il rap, però secondo me è un disco da avere, perché ti butti via.
Poi, vabbè, lasciamo perdere quello che è qualitativamente, poi lui non c'era tanto con la testa, poi lui aveva proprio dei problemi. No, io mi ricordo anche quando venne a suonare alla Flog, lui da solo, Didi Ramone, fece un concerto, era abbastanza di merda, però, diciamo, ho visto Didi Ramone, insomma, sì che... Era bello gonfio. Posso aggiungere le ultime due cose, la cosa importante di questo... Bonus. Di questo disco, no, di questo disco qua, no. La cosa molto importante sono gli ospiti. Substitute è una canzone degli U, ospite c'è appunto Pete Townshend e Somebody to Love, i nostri amici con poche diottrie saranno contenti di sapere che c'era, come si chiama? Non mi ricordo. Chi era? Aspetta, no, perché io le fa. Tracy Lords. Ospite grande, Tracy Lords. Donna bellissima, ex attrice pornografica, sì, cantante in quel periodo, e accettò di fare l'ospitata in Somebody to Love. Bellissima. Allora ragazzi, siamo giunti in conclusione. La serata è stata seguita abbastanza, vedo parecchia gente collegata, quindi l'interesse c'è. Io proporrei di fare un'altra mandata o due. Sì, magari, fra un paio di settimane, almeno ci sei tempo di preparare i dischi. Ognuno di voi, vabbè, vediamo, dai, però secondo me può funzionare. Spero non aver annoiato nessuno, e ripeto, sì, queste sono le mie scelte che ho fatto così. Poi magari fra una settimana sceglierei altri 10 dischi, insomma. Vabbè, quindi... vabbè, dai. Quello... Negli anni 70, 80, non te lo dimenticare, se no qui si prende il capo. Se no io sono via più giovane come te, se no. Allora, gli accidenti, è che ci corre 20 anni fra me e te. No, vabbè, ma sai. Armando, volevi dire una cosa, vero te? Allora, sì, io avevo, allora, i dischi di Dino io li ho apprezzati tutti, ora a parte un paio che non, uno proprio non conoscevo la band, l'altro non la conosco così bene, però cioè, secondo me ha fatto le scelte migliori, le più rappresentative, questo al di là del fatto che poi uno poi fra una settimana o fra un mese possa cambiare idea, secondo me ha scelte migliori. Ovviamente ha dovuto sacrificare tante band, tanti dischi. Sì, buona. Ecco. Per dire gli Zichi, o i Mammis, o tanti altri. Ce ne sono tanti. Guardate, gli anni 90 sono stati, magari siamo noi che siamo dei boomer, però sono stati dei gruppi, dei dischi esagerati. L'ultimo periodo veramente che ha detto tanto, anche sul piano creativo della musica. A parte poi, sia la parte del punk, che poi tutto il grunge, tutto, tutto. Insomma, dai, alla fine è uscita tanta bella roba. Dice, c'è la gente che dice gli anni 90 sono stati noiosi, ma avevo io ma quando veramente... ma perché si stavano sparando, masticavano le pasticche, se non c'era tutto. Nulla negli anni 90, perché dopo che c'è stato, allora no, c'è stata tantissima, questa gente si meritate Voice Senior, il cantante mascherato, cioè veramente Italia Gotta. Negli anni 90 Firenze ci ha suonato il top di top, cioè no. Non se lo possa nemmeno immaginare la gioventù che ha suonato a Firenze. Grazie a te ci hanno suonato veramente di tutti. Grazie a me, grazie a tante altre persone, insomma. Io faccio riferimento a te perché conoscevo te, insomma, sì, però ti dico, ci hanno suonato tanti dei gruppi, se li immagina nemmeno questi ragazzi a Firenze. Infatti. Ora c'è la morte che fare, non c'è più nulla. C'è solamente l'arte, la cultura e il teatro della musica e basta, non c'è più nulla. Ma fatevi le serate della Taranta, no? Se no non rompete i coglioni, poi la Taranta ti buca i coglioni. E c'erano anche negli anni 90, ma non c'era solo quello. Poi non comunque questo revanchismo fricchettonista della pizzichetta Taranta ha rotto i coglioni. Questo dobbiamo dire. Ora per dire una puttanata, ma negli anni 90 ha accettato suonare Biohazard, ma che vi rende conto? Accertato. Stefano, ma mi senti? Mi ricordo, vai. Cioè, ma Biohazard ha accertato, ma ragazzi, veramente non vanno a matti proprio, cioè, ma stai scherzando? No, vai. Allora, no, dicevo. Aspetta, se posso proprio un secondino solo, tanto non si parlerà solo della... Allora, un gruppo, volevo aggiungerlo io, un disco, non un gruppo, questa bomba atomica qua, è Scobra dei Turbonegro. Gruppo norvegese,
il cantante originale, il povero Hank Von Helvete, è morto l'anno scorso, non si sa ancora in quali circostanze, comunque stava male da un po'. E scopra, chi conosce la storia della musica, una grafica che riprende un disco che è agli antipodi sul piano sonoro, Bad che è Sound, Pet Sound. Esattamente, Pet Sound dei Beach Boys, perché qua siamo sul piano della follia totale. Testi, definirli scorretti, c'è di tutto, c'è dalla... Vabbè, lasciamo perdere. Uno se... Poi loro messi da marinai nazistoidi, comunque da gay nazistoidi col cane e lupo, dietro c'è il tipo nudo a cazzo di fuori e dentro ci sono le... A parte lui, anche Von Helvete, poster con lui sdraiato, grasso come un verro con un pitone sopra, sul retro del poster ci sono foto anche di uomini, solo uomini impegnati in attività erotiche, per cui un disco di una scorrettezza totale, secondo me e secondo anche Gello Biafra, questo è nella top 5 dei dischi usciti degli punk degli anni 90, come dargli torto. Va bene ragazzi, siamo giunti in conclusione, ci vediamo presto, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao.